Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. È iniziato a Palazzo Lascaris l'esame del disegno di legge contro la violenza di genere e per il sostegno alle vittime e ai loro figli. Tra le novità, il piano triennale di interventi, l'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio e il codice rosa che garantisce nei pronto soccorso un percorso multidisciplinare per le vittime di violenza. Valentina Caputo, Partito Democratico. Ricordiamo, le forme di violenza sono tante, psicologica, economica e quindi non soltanto la violenza sessuale. Quando parliamo di donne vittime di violenza è bello pensare che la donna non deve essere solo protetta, bensì deve mirare soprattutto al recupero della propria autonomia, quindi il reinserimento lavorativo, avere una propria autonomia socio-economica, ma anche soprattutto un'autonomia psicologica. Maurizio Marrone, Fratelli d'Italia. Benvengano misure concrete di contrasto alla violenza sulle donne, benvengano misure di sanità e di assistenza, sono competenze regionali, per aiutare le donne e i minori vittime di violenza, ma no all'inserimento dell'ideologia gender all'interno delle scuole e della cultura piemontese. E questo è quello che vuole fare la Giunta Chiamparino con questa proposta di legge. Una delegazione di sindaci dell'Alessandrino, dell'Astigiano e del Cuneese a Torino per difendere l'ospedale di Acqui Terme è stata ricevuta a Palazzo Lascaris al termine dei lavori dell'Assemblea. L'assessore alla sanità ha annunciato che sul tema è stato istituito un tavolo di lavoro. In Piemonte si stima un'evasione del canone RAI pari al 17% contro il 37% nazionale, ma la nostra regione è tra le più penalizzate nella ricezione del segnale. È quanto emerso dall'audizione del Corecom Piemonte, che sta predisponendo nella seconda commissione del Consiglio regionale una mappa delle principali criticità. Il presidente dell'Assemblea piemontese Mauro Laus ha partecipato alla cerimonia dello Sportivo Piemontese 2015 al Politecnico di Torino. Premiato l'allenatore della Juventus Max Allegri, alla presenza di varie autorità, tra cui i presidenti nazionale e regionale del CONI. Mauro Laus, presidente Consiglio regionale del Piemonte. Lo sport è la prima scuola di educazione che ci insegna a lottare nel pieno rispetto dell'avversario. Sarebbe bello che potessero trovare cittadinanza nella cornice dei valori della politica proprio i valori dello sport, e cioè l'inclusione e non la discriminazione. Un tormentato dopoguerra, l'esodo Giuliano Dalmata nei cinegiornali, è titolo del documentario proiettato al Cinema Massimo di Torino in occasione del Giorno del Ricordo, il 10 febbraio. La serata è stata promossa dal Comitato Resistenza e Costituzione. Hai problemi con i gestori di telefonia, internet, pay TV o cellulari? Il Corecom, Comitato Regionale per le Comunicazioni, offre un servizio gratuito di conciliazione. Numero verde 800 10 10 11. Ed è tutto. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.